Stata inaugurata questa mattina qui a Palazzo Bovara, sede del Consiglio dell'amministrazione comunale di Lecco, una mostra sulla figura di Don Lorenzo Milani, una figura centrale per l'educazione. E appunto siamo quest'oggi qui con appunto un rappresentante della Fondazione Don Lorenzo Milani che ci racconta un po' questa figura a 100 anni, insomma, un anniversario importante. Beh, è un po' complicato farlo in pochi minuti. Questa mostra vuole in qualche modo raccontare una storia, una vita. Qui si vede Don Lorenzo giovanissimo nel periodo milanese, quando ha frequentato il liceo Verchè, quando voleva fare appunto il pittore. Questa è la mamma a cui è stato legato tutta la vita, questi alcuni amici di seminario. Ancora il seminario. Questo è il primo, chiedo scusa, questo è il primo parroco, Don Pugi, che a Calenzano ha accettato di avere un personaggio come Don Milani, perché già era diventato nell'ambiente curiale un personaggio conosciuto, perché era uno che rompeva un po' le scatole e nessuno lo voleva. Invece questo Don Pugi gli è stato un po' come padre, benevolo, ha accettato le idee innovative di Don Lorenzo e in qualche modo l'ha aiutato, insomma. Qui si vede, ecco, questa per esempio è una foto piuttosto nota, famosa, della cosiddetta famosa scuola di Barriana. Come si vede la si fa all'aperto, si utilizza uno strumento classico come una cartina, però i ragazzi sono raccolti attorno e si percepisce l'interesse per quello che stanno facendo. Quindi è una scuola piacevole, nonostante fosse una scuola lunghissima, tutti i giorni, da mattina a sera, che sicuramente fa inorridire molti studenti. Ecco, oggi è stato presente anche la scuola ENAIP, direttore, il coinvolgimento dei ragazzi è stato importante, avete riflettuto sulla figura, di Don Lorenzo Milani e sarà così anche per tutto l'anno, insomma, che da qui, appunto arriverà fino a maggio dell'anno prossimo. Sì, come ENAIP abbiamo deciso di ospitare, di portare la mostra della Fondazione Don Milani qua a Lecco con l'aiuto del Comune. Abbiamo deciso di farlo per celebrare appunto i 100 anni di questa figura che resta ancora un esempio anche per le nostre attività di insegnamento e per il nostro modello di scuola, che è una scuola assolutamente inclusiva, che guarda agli ultimi, guarda ai fragili, ma che punta anche alla qualità, punta a formare i ragazzi, a insegnargli un mestiere e a inserirli nel mondo del lavoro già durante il percorso di studi, con percorsi di stage nelle aziende, un po' come si faceva a Barbiana, e anche dandogli l'opportunità di viaggiare all'estero, di andare a fare un'esperienza di un mese in paesi dell'Unione Europea, a lavorare, a fare stage in fabbriche di altri paesi. Quindi un'esperienza che anche Don Milani faceva fare ai suoi ragazzi. E i nostri ragazzi, quando tornano da un'esperienza del genere, tornano con un senso di responsabilità in più, con una maturazione di senso civico alta e sicuramente sono esperienze che torneranno utili quando entreranno a pieno titolo, nella società, nel mondo degli adulti. Ecco, la mostra, appunto, come detto in apertura, è stata appunto esposta, inaugurata stamattina qui a Palazzo Bovara, cuore insomma della città di Lecco, una mostra appunto che ripercorre la vita di Don Lorenzo Milani, ma anche insomma il suo pensiero. È stato appunto una figura che ha riflettuto e appunto uno spessore intellettuale importante, che appunto viene raccontato in questi installazioni. Un piccolo ricordo, insomma, in chiusura pratico, per quanto tempo resterà aperta questa mostra? Sarà possibile visitarla? La mostra sarà qua in comune fino al 9 maggio, quindi abbiamo pubblicizzato l'iniziativa con dei volantini con gli orari, dal lunedì al venerdì tutta la giornata e sabato nella mattinata. Quindi per gruppi superiori alle 10 persone è meglio prima mandare una mail all'indirizzo che è riportato sui volantini, comunque l'indirizzo del comune. Perfetto, grazie. Allora, grazie mille e buona continuazione. Grazie.